supporto tecnico. Voi che avete fatto questa donazione, e poi come diceva già fuori ora, ci dobbiamo mobilitare per metterli in funzione, perché sì, no, per... gli operatori devono essere preparati, dobbiamo capire una... Esatto. Anche, sì. Io vi ho già detto perché visto che sta qui alla mano, qualcuno detto, non so, qualcuno della capitaneria qui della le abilitazioni diciamo su normativa qualsiasi persona abilitata è attenta a poter utilizzare certamente. Però noi sì, loro ce l'hanno già, noi siamo quasi ben, tutti, però magari tutti avete potuto fare un corso esattamente Mediciano. Qualche figura loro. Sì, si può organizzare. Ce l'abbiamo, sì, sì, lo sapevo. No, io lo sapevo. Noi già stiamo facendo una programmazione relativa alla città cardioprotetta, quindi stiamo redigendo un censimento di, diciamo, di tutti i defibrillatori presenti sul territorio. Naturalmente questo è un valore aggiunto che ci viene offerto dal privato, quindi è una cosa importante. Di sicuro, come diceva il dottore, ora oltre al censimento di quello che è presente, di quello che magari sarà necessario installare, sarà necessario fare dei corsi al fine di avere degli operatori, soprattutto nel periodo estivo, perché magari la città arriva anche a raddoppiarsi, no? Quindi ora magari con il dottore ci organizziamo per avviare qualche corso, magari abilitando anche qualche figura delle associazioni di riferimento. Possiamo esiste già come un fa. Progetto per la città di Monopoli in collaborazione con la regione, sì, con il professor Fiore, e abbiamo la designato già sì, abbiamo già designato un paio di cardiologi che si possono occupare, che si stanno occupando di questo progetto, e stiamo individuando dei punti strategici, sì, per cui è stata stilata, stiamo stilando una mappa in cui poter posizionare questi defibrillatori. Questi eventi, come quello di oggi e come quello della polizia, come quello di Campanelli, come quello di tanti altri, sono eventi aggiunti e che ben vengano, anche perché mettono in evidenza il cuore nobile dei monopolitani. Diciamo, a loro io personalmente voglio rivolgere un plauso. Grazie. Questo censimento è già pronto? È il coordinamento tra noi. Magari la settimana prossima ci aggiorniamo anche con gli anche per poter fare questi corsi di cui vi parlavo prima, per poter autorizzare alcuni laici ad utilizzare questa apparecchiatura, che è automatica. È automatica. Sì. Il laico fa poco e niente, però bisogna saper posizionare gli elettrodi in una certa maniera. Bisogna saper posizionare il paziente in una certa maniera, eccetera, eccetera. La signora Morda si è impegnata per questo e per altri defibrillatori che sono stati denati. Per cui se noi di ne abbiamo avuto un altro dalla Polizia di Stato, dall'Associazione della Polizia di Stato, e quello per esempio avevamo pensato di metterlo nella zona di via Procaccia, perché lì a breve apriremo un centro diurno per minuri. Quindi metterlo in quella zona lì. È già stato posizionato? No, lo metteremo. L'hanno ricevuto, ma è ricevuto. Adesso nel momento in cui daremo in autorizzazione a funzionamento la struttura, lo metteremo lì. All'interno della struttura? All'interno, perché lì, non so se sei presente, c'è una recinzione per accesso, dove adesso al piano terra c'è la scuola. Non so se sei presente. Okay, aspetta. L'ex macello. Okay. Toni. Ma parli proprio della torretta? No, quella davanti, quella dietro. Dietro. Okay. Lì c'è il piano terra che adesso è adibito a scuola, il piano primo, adesso partirà un centro di giorno per minuti, tra più o meno penso 2-3 mesi. Quello che si annunciava al Rotary? No, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Che sta per nascere a breve. È un 2020 di cottura. Un altro è stato donato anche a Campanelli. Il David sarebbe ed è stato già posizionato. Sì, già quello sì. All'esterno. Sono tutti all'esterno. Quello è un valore. Da quello è stato lo spunto il mio desiderio. Signor Campanella, veramente. Di regalare questo. E poi chissà che questo non diventi uno spunto per altre cose. Quindi. Sperando che ci sono altri che seguono questo. Bravo. Sperando che ci sono altre persone. Che... E già c'è qualcun altro che me l'ha chiesto. Sì. Per cui siamo in fine dell'aria. Sì.
Vabbè, poi vi dirò. Se si realizza poi. Ma l'amministrazione non scoperto. Per esempio, no? Anche nelle contrade. Nelle contrade. Anche il polivalente, se posso suggerire, lì c'è gente che corre. Centinaia di gente che corre. Sì, sì.